Sentiamo. Salve a tutti, mi chiamo Daniele Dotto e sono il candidato sindaco della scuola media Piero Piccello. Foggia non è una città vivibile, infatti occupa quasi l'ultimo posto nella classifica in cui sono inserite le città per la loro vivibilità a 360 gradi. Trasporti, parchi, asili, mancanza di piscine, biblioteche, spazi verdi. Noi bambini abbiamo il dovere di cambiare questa città e portarla nei primi posti della classifica. Queste sono le mie proposte per cambiare in meglio. Proporrei di mettere più gessini per le scale, di effettuare più raccolta differenziata, ma soprattutto di pulire i parchi organizzando una giornata ecologica con le varie scuole in Foggia. Proporrei di allungare la pista ciclabile e renderla più accessibile, dove, purtroppo, a causa delle radici degli alberi, di organizzare più giornate ecologiche, cioè sentiamo andando a piedi o in bicicletta per la nostra salute. Metterei più controlli dei luoghi urbani perché c'è tanta gente che, mettendo sui marciapiedi, con il telefono cellulare mentre è alla mina, le donne che attraversano con le cose e fuori dalle strisce tonali. Motorini che sfracciano tra le auto e che li guidano se il casco e farei fare più controlli agli ambulanti così da non vedere più tante bandarelle che ingombrano i marciapiedi e tante extracomunitari che vendono oggetti per il centro della città. Mi adopererò per far sistemare le strade e i marciapiedi che ormai sono pieni di buche e causano numerosi incidenti. Non solo automobilistici ma anche pedonali. Ad esempio, proprio per questo motivo la mia professoressa di lettere, mentre stava venendo a scuola, è inciampata in una di queste buche e si è dovuta assentare. Proporrei di mettere per le strade, soprattutto nei parchi, dei contenitori che forniscono bustina e guanti per chi deve raccogliere gli escrementi degli animali e incrementare gli spazi verdi dove poter portare i propri animali a giocare. Per la sicurezza dei bambini e ragazzi, proporrei di coinvolgere le persone pensionate per far svolgere loro il compito di salvaguardare gli ingressi e le uscite nelle scuole, ovvero in ambulanza. Io ho un motto, e cioè